Invito a teatro. Il teatro di Jean-Paul Sartre, il grande filosofo e narratore esistenzialista francese, inizia nel 1943 con Le Mosche, suggestivo e prolisso ripensamento in chiave moderna del mito di Oreste, che Radio 2 ha realizzato e proposto al suo pubblico per la prima volta nel 1983. La seconda opera, A porte chiuse, che andrà in onda fra poco in prima esecuzione radiofonica, è un compatto e spietato atto unico del 44, assolutamente privo di ridondanze stilistiche e di macchinosità drammaturgiche, che a distanza di molti anni conferma i suoi universali valori di scarna moderna tragedia, di concluso e diretto significato. A porte chiuse, presentata per la prima volta a Parigi, al Vieux Colombier, nel maggio 1944 e in Italia all'Eliseo di Roma nell'ottobre 1945, nella leggendaria edizione firmata da Luchino Visconti con l'apporto interpretativo di Paolo Stoppa, Vivi Gioi e Rina Morelli, è ambientata all'inferno. Un inferno che assume i caratteri di un salotto stile Secondo Impero. I tormenti che vi si patiscono non sono di ordine fisico, ma morale e psicologico. La condanna è infatti la forzata, eterna convivenza perché, come conclude uno dei tre personaggi principali, l'inferno sono gli altri. I condannati a questa convivenza sono il pubblicista Garcin, l'ambigua Inès e una signora d'alto bordo, ma di umili origini, Estelle. I tre confessano le colpe della loro vita, prima mascherando la verità, poi facendola affiorare. Si giudicano spietatamente a vicenda e, come giudici, sono nel contempo vittime e carnefici di se stessi e degli altri. Nel lontano 1947 scriveva acutamente Massimo Bontempelli. Come nell'inferno di Dante, così in questo di Sartre, i dannati hanno portato con sé il loro corpo. Il sangue, il freddo e il caldo, e tutte le passioni e tutta la miseria che nasce dall'unione dell'anima col corpo. In più ancora, tutta la ragionante intelligenza terrestre. La condanna del colpevole è rimanere vivo per tutta l'eternità. Con questa sua seconda opera teatrale, Sartre conquista in pieno la scultura. Intorno ai suoi tre personaggi, tu giri e li tocchi. E li senti resistere. L'assunto dell'autore è far sentire l'esistenza d'ogni uomo come condizionata dall'esistenza degli altri. Si intende che il suo organico pessimismo non permette che tale condizionamento generi aderenza e comunione, ma solo avversione e implacabilità. La prima edizione radiofonica di A porte chiuse, che trasmettiamo oggi, è stata diretta da Vera Bertinetti. Claudia Giannotti, Susanna Marcomeni e Massimo Foschi interpretano rispettivamente le esistenziali perdizioni di Inès, di Estelle e di Garcin. A tutti, buon ascolto. Dans la rue des blancs manteaux, ils ont élevé des tréteaux et mis du son dans un seau, et c'était un échafaud. Dans la rue des blancs manteaux, dans la rue des blancs manteaux, le bourreau s'est levé tôt, c'est qu'il avait du boulot. Faut qu'il... À porte chiuse. Di Jean-Paul Sartre, traduzione di Enrico Groppali, regia di Vera Bertinetti. Dans la rue des blancs manteaux sont venus des dames comme il faut, avec de beaux institutions, mais la tête leur faisait défaut. Elle avait roulé le son, la tête avec le chapeau. Dans le ruisseau des blancs manteaux.
Allora, ci siamo. Ci siamo. Dunque, è così? Già, è così. Forse col tempo ai mobili ci si abitua. Dipende dagli ospiti. Le stanze sono tutte uguali? Oh, ma per favore. Arrivano cinesi, indiani. Che cosa se ne farebbero di una poltrona secondo impero? E io cosa vuole che me ne faccia io? Sa chi ero? Ma non ha importanza. Sono sempre vissuto in situazioni false, circondato da oggetti che non amavo. E questo mi piaceva. Comunque non mi sarei mai aspettato. Sa cosa si racconta laggiù? A che proposito? Beh, di tutto questo. Crede a quelle sciocchezze dette da gente che qui non ha mai messo piede. Perché se ci fosse entrata. Eh sì, se ci fosse entrata. Dove sono i pali? Cosa? I pali, le graticole e gli imbuti di cuoio. Sta scherzando. Come? Non ho voglia di scherzare. Nessuna finestra. E neanche uno specchio. Niente di fragile. Perché mi hanno sequestrato lo spazzolino da denti? Ecco fatto. Ritorna la dignità umana. È incredibile. Risparmi la sua ironia. Nonostante tutto, non sono disposto a sopportare. Mi scusi. Cosa vuole? Tutti mi perseguitano con la stessa domanda. I pali, dove sono i pali? Appena rassicurati, salta fuori lo spazzolino da denti. A che cosa servirebbe, scusi? È vero. E perché dovremmo guardarci allo specchio? Guarderò questa statuetta di bronzo, invece. Ma guarderò molto, vero? Non c'è bisogno di far tanti misteri. So tutto della mia posizione. Vuole sapere come succede? Uno muore, annega. Solo gli occhi affiorano alla superficie. E cosa vede? Una statuetta di bronzo. Ah, che incubo spaventoso. No, capisco, non può rispondere, non insisto. Ma riferisca pure che non mi coglieranno alla sprovvista. Io affronto la situazione, la guardo in faccia. Allora, niente spazzolino e niente letto. Perché qui non si dorme mai, vero? Perché si dovrebbe dormire? Il sonno sale furtivo dietro le orecchie, gli occhi a poco si chiudono, ma non si dorme. Ci si allunga sul divano e paf, il sonno non c'è più. Ci si passa una mano sugli occhi, ci si alza in piedi, tutto ricomincia. Lei è un sentimentale. Ma stia zitto, sentimentale, solo perché voglio essere lucido, presente. Perché dormire se il sonno ci abbandona? No, no, un momento. Un momento. Sa cos'è l'angoscia qua dentro? È la vita che scorre senza interruzione. Quale interruzione? Quale interruzione? Mi guardi. Lo sapevo, ecco perché il suo sguardo è tanto sicuro, apatico, indifferente. Sono atrofizzate. Che cosa? Le sue palpebre. Noi le solleviamo e le abbassiamo. Si chiama ammiccare. Un lampo nero, un sipario che cade e si rialza. Ecco l'interruzione. L'occhio si inumidisce e il mondo è annientato. Oh, sapesse com'è riposante. 4.000 soste ogni 60 minuti, 4.000 piccole evasioni. E adesso? Senza palpebre o senza sonno? Che differenza c'è? Non dormirò più. Come potrò sopportarmi? Cerchi di capirmi. Io ero abituato a mettermi in discussione, a polemizzare con me stesso. Non posso certo farlo continuamente, senza un attimo di interruzione. Laggiù c'era la notte, dormivo. E il mio sonno era lieve, dolce. Il sogno
premiava gli affanni del giorno. Ricordo l'erba, un prato verde. Qui fa giorno. Non ha notato che le lampade sono accese? Sì, è questo il giorno. Per voi. Ma fuori? Fuori? Fuori, al di là del muro. C'è il corridoio. E in fondo al corridoio? Altre stanze, altri corridoi, altre scale. Tutto qui? Non c'è altro. Lei avrà pure un giorno di libera uscita. Dove va? Da mio zio, che è capocameriere al terzo piano. Dovevo immaginarlo. L'interruttore dov'è? Non c'è. Non si può spegnere la luce? La direzione può togliere la corrente. Finora non l'ha mai fatto. Abbiamo tutta la luce che vogliamo. E dobbiamo vivere ad occhi aperti. Vivere? Non sottilizziamo, per favore. Ad occhi aperti. Per sempre. Se gettassi la statuetta contro la lampada, si spegnerebbe? È troppo pesante. Sì, pesa troppo. Se non ha altre domande. Se ne va. Arrivederci. Aspetti un momento. È un campanello questo? Sì. Io posso suonare e lei è obbligato a venire. In teoria. Ma il campanello si inceppa continuamente. Io provo. Ah! Funziona! Funziona? Stia tranquillo. Non durerà a lungo. Signore. Io... Sì? No, niente. Che cos'è questo? Un comunissimo tagliacarte. Ci sono dei libri? No. Allora a cosa serve? Boh. Va bene, può andare. Una statuetta di bronzo. Un tagliacarte. Un campanello. Un campanello. Silenti, non funziona. Cameriere! 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 Ha chiamato? No. Ecco la destinazione, signore. Se ha qualche richiesta. Sai, in genere gli ospiti vogliono sapere. Comunque il signore sa tutto dello spazzolino, del campanello e della statuetta. Può informarla meglio di me. Dov'è Florence? Le ho chiesto dov'è Florence. Non lo so. Non avete trovato altro? Ah, la tortura dell'assenza. Che monotonia. Oh. Florence era uno stupida, non la ripiango. Scusi, ma per chi mi ha preso? Lei e il boia. Che piacevole malinteso. Il boia, certo. Lei entra, mi guarda e subito pensa, è il boia. Permette? Joseph Garcin, scrittore e pubblicista. E dato che abitiamo lo stesso hotel, con chi avrei l'onore, signora? Inès Serrano, signorina. Bene, abbiamo rotto il ghiaccio. Da che cosa si riconoscono i boia? Hanno sempre l'aria di aver paura. Paura? Oh, è troppo divertente. E di chi? Delle loro vittime? So quello che dico. Mi sono guardata allo specchio. Allo specchio? Siamo in una situazione incresciosa, non c'è nessun oggetto che gli somigli. Ma posso assicurarle che io non ho paura. Anche se non sottovaluto la gravità del momento, non ho paura. Non sono affari miei. E non va fuori a fare un giretto, di tanto in tanto? La porta è sbarrata. Tanto peggio. Capisco che la mia presenza le dà fastidio. E anch'io preferirei stare solo. Ho bisogno di raccoglimento, devo riordinare tutta la mia vita. Possiamo organizzarci. Trattiamoci con molta cortesia. Ci servirà da autodifesa. Io non sono cortese. Lo sarò io, per tutte e due. La bocca. Prego? Non può chiuderla. Continua ad agitarla.
come una trappola mostruosa. No, oh, scusi, non me ne rendo conto. È questo che le rimprovero. Ancora? Ma non è capace di controllarsi. Ci sono anch'io qui. Devo ammirare la paura che le deforma la faccia. Lei non ha paura, vero? Perché dovrei? Dovevamo averne prima, quando c'era un barlume di speranza. La speranza è stata abolita. Eppure siamo sempre a prima. Non abbiamo ancora cominciato a soffrire. Lo so. Che accadrà adesso? Sto aspettando. Siamo arrivati, signora. Grazie. No! Non alzarlo, Tessa! Non togliere le mani! So cosa nascondi. Non hai più la faccia. Prego? Io non la conosco. Non sono il boia, signora. Non l'ho scambiata per il boia. Io pensavo ad uno scherzo. Deve venire qualcun altro. Non verrà più nessuno. Allora siamo destinati a farci compagnia la signora e il signore. Io? C'è poco da ridere. Questi divani sono orribili, disposti in un modo. Sembra di essere a casa della zia il primo dell'anno. Immagino che ognuno di noi abbia il suo. Il mio è questo? Sì. Non potrò mai sedermi lì. È ridicolo. Indosso un abito azzurro cielo e questa stoffa è verde crudo. Preferisci il mio? Il divano Bordeaux. La ringrazio, ma non va molto meglio. Pazienza. Mi rassegnerò al verde. L'unico adatto è quello del signore. Ha sentito, Garcia? Il divano, scusi, si accomodi, signora. Grazie. Facciamo le presentazioni? Dobbiamo convivere, in fondo. Sono Estelle Rigaud. Inès Serrano. È un vero piacere. Joseph Garcin. Domando scusa. Occorre altro? No, grazie. Se avrò bisogno, richiamerò. Lei è così bella. Vorrei accoglierla con dei fiori. Tanti fiori. Fiori? Ah, sì. Amavo tanto i fiori. Ma qui appassirebbero, fa troppo caldo. Ma a lei è successo... La settimana scorsa. E a lei? Ieri. La cerimonia non è ancora finita. Il vento strappa il velo di mia sorella. Cerca di piangere e non le riesce. Su, 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 su. Ancora uno sforzo. Ecco, finalmente due lacrimucce brillano sotto quel crespo nero. Olga Jardé è bruttissima stamattina. Non piange per via del rimmel. Era la mia migliore amica. Lei ha sofferto molto? No, ero come stordita. Cos'è stato? Una polmonite. Eccoli. Se ne vanno. Arrivederci, piacere, condoglianze, quante strette di mano. Mio marito non c'è. È a casa, distrutto dal dolore. E lei? Il gas. E il signore? 12 palle nella schiena. Oh. Mi dispiace, non sono un morto da frequentare. Dovrebbe scegliere parole meno crude. Se proprio dobbiamo nominarla questa cosa, diciamo che siamo assenti. È più elegante, no? Proviamo. Da quanto tempo lei è assente? Da un mese. Di dov'è? Di Rio de Janeiro. Io sono parigina. Ha lasciato qualcuno laggiù?
mia moglie. È venuta alla caserma, ma non l'hanno fatto entrare. Scruda tra le sbarre dietro il cancello. Non sa che sono assente, ma comincia a sospettare qualcosa. Un momento, se ne va. È una figura scura. Meglio così, non avrà bisogno di un abito da lutto. Non piange, non piange mai. È nerissima, un punto in fuga nella strada deserta. Spalanca i suoi grandi occhi da vittima. Mi fa paura. Signore? Signor Garcin. Che, come dice? Si è seduto sul mio divano. Ah, ma scusi. Avevo un'aria così strana. Sto riordinando la mia vita. Sarebbe meglio seguire il mio esempio. La mia vita è in ordine. Tante righe ben allineate, tutte qui davanti a me. No, non devo preoccuparmi. Davvero? Crede che sia tanto semplice? Ah, che caldo. Posso togliermi la giacca? No! No, ho orrore degli uomini in maniche di camicia. Come preferisci. Passavo le mie notti in redazione, mi pareva di essere in una fornace. Anche adesso fa un caldo da fornace. È notte. Oh sì, è già notte. Olga si spoglia per andare a letto. Come passa in fretta il tempo sulla terra. È notte fonda. A casa mia hanno messo i sigilli. La stanza è vuota. Un buco nell'oscurità. Le giacche pendono dalle spalliere delle seggiole. Tutti si sono rimboccati le maniche. La stanza puzza di tabacco e sudore. Ah, mi piaceva stare coi colleghi in maniche di camicia. Ebbene, non abbiamo gli stessi gusti. A lei piacciono gli uomini in maniche di camicia? In camicia o no? Gli uomini mi piacciono poco. Ma perché? Perché ci hanno messo insieme? Ma che dice? Vi sto guardando. Siamo destinati a star qui, tutti e tre. Mi sarei aspettata degli amici, dei parenti. Come quello con un buco al posto della faccia? Anche lui. Ballava il tango divinamente. Ma noi? Noi? Perché ci hanno messo insieme? Per caso. Loro si basano su un solo criterio. La data d'arrivo. Ma lei ride sempre? Ma sapesse com'è divertente con le sue teorie. Siete il bisogno di farsi coraggio, eh? Loro non lasciano niente al caso. Forse ci siamo già incontrati? Impossibile, perché non l'avrei dimenticata. Allora abbiamo amici in comune. Conosci Dubois Seymour? La cosa mi stupirebbe, che fanno? Ma niente, hanno un castello e... Io ero impiegata alle poste. Ah, ma allora... E lei, Garcin? Non mi sono mai mosso da Rio. Avete ragione. La sola spiegazione è il caso. Il caso? Secondo lei questi mobili sono qui per caso? Eh? Per caso il divano a destra è verde crudo e quello di sinistra di un bel colore bordeaux. Solo un caso. Provi a cambiare questa casuale disposizione. Sono curiosa di vedere che cosa succede. E mi dica, anche la statuetta è qui per caso? Eh? E il caldo, come lo giustifica? Glielo dico io. Loro hanno previsto tutto, nei minimi particolari, con una dedizione sorprendente. Questa stanza aspettava noi. Ma è inconcepibile, così brutta, anonima, disadorna. E perché? Crede che io fossi abituata ai salotti secondo impero? Allora, tutto è previsto. Assolutamente. Noi siamo stati scelti. Vuol dire che non è per caso che lei,
È qui di fronte a me. Cosa aspettano? Non lo so, ma stanno aspettando. Non sopporto che ci si aspetti qualcosa da me. Mi viene subito voglia di fare il contrario. E perché non lo fa? Eh? Lo faccio. Non sa neanche che cosa vogliono. È insopportabile. Dovrei aspettarmi qualcosa da voi due. Voi due. Ci sono state delle facce che mi suggerivano una reazione. Le vostre non mi dicono niente. Ines, lei lo sa perché stiamo insieme. Perché non vuota il sacco? Io non so assolutamente niente. Bisogna sapere. Se ognuno di noi avesse il coraggio di dirlo. Cosa? Estelle. Sì? Lei che cosa ha fatto? Perché è finita qui? Me lo chiedo anch'io. Forse si tratta di un errore. Perché sorride, Ines? Oh. Pensi a quanta gente si assenta ogni giorno. Qua dentro ne arrivano a migliaia. Cosa si trovano davanti? Degli impiegati netti, stupidi. Date le circostanze, come si fa a escludere una svista? E non sorrida. Lei, Gersen, perché sta zitto? Forse anche nel suo caso hanno commesso un errore. Non è meglio credere ad uno sbaglio per tutti? È tutto quello che ha da dire. Non ho niente da nascondere. Ero povera. Non avevo più i genitori. Mio fratello era un bambino. Un vecchio amico di famiglia ha chiesto di sposarmi. Era ricco e buono. Ho detto di sì. Avreste agito diversamente? Mio fratello aveva bisogno di cure. Ho vissuto 6 anni con mio marito, senza il minimo screzio. 2 anni fa... ho incontrato l'uomo della mia vita. Ci siamo riconosciuti subito. Mi ha proposto di fuggire insieme, ho rifiutato. Poi è arrivata la polmonite. È tutto. L'unica cosa che mi si può rimproverare è di aver sacrificato la mia giovinezza a un vecchio. Per lei è una colpa? No. E per lei è una colpa vivere secondo le proprie convinzioni? Io ero il direttore di un giornale pacifista. Quando è scoppiata la guerra mi hanno puntato gli occhi addosso tutti. Avrà o no il coraggio? Io l'ho avuto quel coraggio e mi hanno fucilato. Sono colpevole? Lei non è colpevole, lei è... un eroe. E sua moglie, Garcin? Cosa vuol sapere? Io l'ho tolta dalla strada. Lo vede? Lo vede? Ma per chi recitate? Qui siamo tra noi. Tra noi? Tra assassini. All'inferno, bambina mia, dove non esiste errore e non si è dannati per sbaglio. La smetta. All'inferno, dannati, dannati. No, smetta, vuol tacere. Non tollero parole volgari. Dannata la mia santarellina, dannato l'eroe senza macchia. Ci siamo divertiti laggiù, eh? Qualcuno ha sofferto per noi fino a morirne e questo ci piaceva. Adesso dobbiamo pagare. La vuole smettere? Un momento. Capito, lo so perché ci hanno messo insieme. Stia attenta come parla. Riderete anche voi. Non riuscirete a trattenervi quando il motivo è così semplice. Non c'è tortura fisica, no? Eppure siamo all'inferno e non stiamo aspettando nessuno. Nessuno. Resteremo qui per sempre. Soli e insieme. Non avete ancora capito perché manca il carnefice. È vero. Hanno fatto economia di personale. I clienti stessi provvedono al servizio. Che cosa vuol dire? Che ognuno di noi è carnefice per gli altri due. Io non mi presterò. Io non ho niente contro di voi. Non ho niente da spartire con nessuno. Ecco la soluzione. Ognuno deve restare al suo posto, in silenzio, in assoluto silenzio. Non è difficile. Credo che tutti noi abbiamo dei conti in sospeso e riflettere è un ottimo esercizio. Devo tacere? Sì. E allora saremo salvi. D'accordo? D'accordo. D'accordo. Addio. Dans la rue des blancs manteaux, ils ont levé très tôt et mis du son dans. Signor Garcin, ha uno specchio, per favore. Se devo star sola, ho bisogno di uno specchio. Ce l'ho io lo specchio. Ma era qui nella borsetta. Me l'hanno tolto all'ingresso. È seccante. Oh.
Non si sente bene? Mi sento strana. Non ho mai provato la sensazione di toccarsi e chiedersi: sono ancora viva? Io, se non riesco a vedermi, rimango nel dubbio. Lei è fortunata. Io sono sempre cosciente, nel profondo. Già, nel profondo. Tutto quello che passa per la testa è così vago, è come un delirio. Ho 6 specchi altissimi in camera da letto. Li vedo bene da qui. Oh, non mi riflettono più. Il divano, il tappeto, la finestra. E io no. Come vuoto lo specchio, senza di me. Mi mettevo sempre in modo da potermi osservare. Volevo sapere come mi vedevano gli altri. Era eccitante. Il rossetto. Chissà cosa sembro. Come farò senza neanche uno specchio per tutta l'eternità? Vuole che sia io il suo specchio. Perché non viene a trovarmi? Il mio divano è comodo. Ma lui... Lui non ha importanza. Ci faremo del male. L'ha detto lei. Le sembro crudele. Non si sa mai. Tu mi farai del male. Ma che importa? Se devo soffrire, voglio che sia tu la causa. Siedi, avvicinati. Avvicinati un po' di più. Ah, che guardi nei miei occhi? Ti ci vedi? Sono così piccola. Mi vedo appena. Io ti vedo benissimo. Sei entrata nel mio sguardo. Avanti, fammi delle domande. Non avrai uno specchio più fedele di me. Signore... Le diamo noia? Lascialo stare. È come se non ci fosse. Siamo sole. Interrogami. Come me lo sono data, il rossetto? Fa vedere? No, no, non troppo bene. Lo sapevo. Per fortuna non mi ha visto nessuno. Ci riprovo. Segui la linea delle labbra, così. Ti aiuto. Oh, ecco, così va bene. Come prima? Quando sono entrata? È meglio adesso. È un colore più carico, più sinistro. Una bocca infernale. Sono bella? Che orrore dipendere dagli altri. Lei mi giura che sto bene? Ci diamo del tu. Mi giuri che sto bene? Sei affascinante. Ma lei ha gli stessi miei gusti? Ho i tuoi gusti perché mi piaci. Fammi un sorriso. Anch'io sono bella. Non trovi che sono meglio di uno specchio? Non saprei. Lei mi fa paura. Gli specchi erano abituati a me e io conoscevo bene l'immagine che rimandavano. Mentre adesso il mio sorriso si riflette nei suoi occhi e chissà cosa diventa. E non vuoi che io mi abitui a te? Non vuoi darmi del tu? Faccio fatica con le donne. Specialmente con un'impiegata delle poste. Ma cos'hai lì sulla guancia? Una macchia rossa? Una macchia rossa dove? Presa! Sono io lo specchietto per le allodole. No, non c'è nessuna macchia. Pensa se lo specchio cominciasse a mentire. Oppure se chiudessi gli occhi, stanca di guardarti in faccia. La bellezza di Estelle, non ci sarebbe più. Su, 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 non aver paura. Io devo guardarti. Sarò sempre qui, ad occhi aperti. Gentile, tanto gentile. Ma dovrai darmi del tu. Ti piaccio. Molto. Vorrei che mi guardasse anche lui. Perché è un uomo, vero? Garçon, lei ha vinto. Le dia un'occhiata. Andiamo, lei non ha perso una sillaba dai nostri discorsi. Neanche una sillaba. Mi tappavo le orecchie, le vostre voci mi ferivano i timpani, lasciatemi in pace. Non le piace la piccola martire? Crede che non apprezzi la sua tecnica? Lei sta lì, in silenzio, per impressionare Estelle. Ma stia zitta. Al giornale parlano di me e voglio sentire.
No, stia tranquilla, non mi interessa la sua protetta. Grazie. Non volevo offenderla. Ipocrita! Ah, siamo a questo punto. Ve l'avevo detto di non parlare. Ha cominciato Inés, ma ha offerto il suo specchio. Io non avevo chiesto niente. Tu se facevi di tutto perché ti lottasse, lo provocavi. E allora? Siete pazze. Vi rendete conto della situazione? Tacete! Adesso ci risediamo. Chiudiamo gli occhi e ognuno di noi dimentica la presenza degli altri. Così. Dans la rue de Blancmanteau, ils ont levé très tôt. Ah, dimenticare voi, come se fosse possibile. Vi sento fremere, fin nelle ossa. Il vostro silenzio mi urla nelle orecchie. Potete chiudervi la bocca, tagliarvi la lingua. Non riuscirete mai ad annullare la vostra presenza. Chi può fermare il pensiero? È una sveglia. Non la sentite? Fa tic-tac dentro di me e dentro di voi. Anche se affondate nel divano, nascosti fra i cuscini, i vostri pensieri giungono fino a me, ma il loro suono mi arriva sporco, perché l'avete sentito prima voi. Anche la faccia vi avete rubato. Voi mi vedete? Io non mi vedo più. È stato lei a rubarmi Estelle. Se fossimo sole, crede che mi tratterebbe così? Garcin, si tolga le mani dalla faccia. È troppo facile. Dovrei lasciare che vegetasse come un Buddha e registrare tutti i pensieri che le dedica Estelle, i sorrisi che lei non guarda, il fruscio della sua gonna che si avvicina. Basta. Voglio scegliere il mio inferno. Voglio guardarvi negli occhi e lottare allo scoperto. Perfetto. Volevano portarci al parossismo, ci sono riusciti. Siamo dei fantocci nelle loro mani. Almeno fossi con degli uomini. Loro sanno tacere. Estelle, ti piaccio tanto. Hai fatto di tutto per attirarmi. Non mi tocchi. Basta con le cerimonie. A me le donne piacevano e loro impazzivano per me. Non essere suscettibile. Cosa c'è da salvare? Tra poco saremo più nudi dei vermi. Non mi tocchi. Siamo dei vermi. Volevo assaporare in pace il silenzio. Gomez parlava in redazione, tutti lo ascoltavano, in maniche di camicia. Volevo sentire quelle parole, non era facile. Tutto è troppo rapido sulla terra. Perché avete rotto il silenzio? Non c'è più niente da fare ormai. Gomez non parla più. Quello che pensa di me è rientrato nella sua testa. Bene, allora andiamo fino in fondo. Nudi come vermi. Voglio sapere con chi ho a che fare. Adesso lo sa. No! Dobbiamo sputarci addosso perché siamo dannati se vogliamo sapere. Avanti, cominci tu, bionda. Dici il perché. Io non so niente, non me l'hanno voluto dire. Anche a me non l'hanno detto, ma io mi conosco bene. Hai paura di parlare per prima? Ti sostituisco io. Ma non è piacevole ascoltarmi. Se lo risparmi, abbiamo capito che ha disertato. Io sono qui perché ho torturato mia moglie per 5 anni. La finestra con la mia giacca sulle ginocchia, una giacca con 12 fori. Il sangue è ruggine ormai. È una giacca che appartiene alla storia. Piangerai adesso. Rincasavo ubriaco, puzzavo di vino e di donne. Lei mi aspettava tutta la notte. Non piangeva mai. Solo quegli occhi, i suoi grandi occhi. Non ho rimorsi. Pagherò, pagherò, non ho rimorsi. Fuori nevica. Piangerai adesso. È una donna che ha la vocazione del martirio. Perché la faceva soffrire? Perché era facile. Bastava una parola, impallidiva. Neanche un rimprovero. Io cercavo la lite, l'aspettavo con ansia. Ma che? Niente. L'avevo presa dalla strada, capite? Adesso carezza lentamente la giacca senza guardarla. Le sue dita cercano i fori dei proiettili. Cosa speri? Non ho rimorsi, ti ripeto. Mi ammirava troppo. Lo potete capire? No, nessuno mi ha mai ammirata. Che fortuna!
Questa storia deve sembrarle assurda. Ah, senta un particolare. Mi ero preso una mulatta in casa. Che notti. Mia moglie dormiva al primo piano e certamente sentiva tutto. Al mattino ci portava la colazione a letto. Miserabile. Ma sì. Il miserabile troppo amato. Un momento. No, niente. È Gomez, ma non sta parlando di me. Ah, un miserabile, ha detto. Certo, perché sarei qui altrimenti? E lei? Io ero una di quelle donne che laggiù chiamano dannate. Già dannate, capisce? Trovarmi qui per me non è stata una sorpresa. C'è altro? No, solo la storia con Florence. Tre morti. Prima lui, poi io e lei. Non c'è più nessuno. La camera è vuota. La vedo, con le imposte chiuse. Hanno tolto i sigilli. La vogliono affittare. È assurdo. Ha detto tre? Tre. Un uomo e due donne? Sì. Ma guarda, e lui si è ucciso. Lui non era capace. Non si può dire che non abbia sofferto, però è finito sotto un tram. Non è comico. Abitavo con loro, era mio cugino. Florence era bionda come Estelle? Bionda? Non ho motivo di pentirmi, ma non mi piace parlarne. Coraggio! Le faceva ribrezzo, lui? Un po'. Il rumore disgustoso di quella bocca quando beveva. Soffiava col naso nel bicchiere. Ma era un poveraccio, vulnerabile. Chi sorride? Perché io non sono vulnerabile. È da vedere. Mi sono insinuata al suo posto. Lei lo vedeva con i miei occhi. L'ha lasciato. Ci siamo presi una stanza per stare lontano da lui. E poi? Il tram. Io le dicevo tutti i giorni. Allora, Florence, l'abbiamo ucciso. Eh sì, io sono crudele. Per sentirmi viva ho bisogno di veder soffrire come una fiaccola. Divoro il cuore di chi mi sta accanto. Quando non c'è nessuno mi spengo. In sei mesi le ho consumato il cuore. Alla fine non c'era più niente. Così una notte lei si è alzata, ha aperto il gas, è tornata a letto da me. Non me ne sono accorta. Ah. Cosa? Niente. Non mi piace questa storia. Anche a me non piace. E adesso? Adesso tocca a Estelle. Cosa hai combinato tu, eh? Le ho già detto che non lo so. Me lo chiedo continuamente. Non preoccuparti, ti aiuteremo noi. Chi era l'uomo dal volto sfigurato? Quale uomo? Lo sai benissimo. Avevi paura di lui quando sei entrata. Un amico? Perché ti faceva paura? Non avete il diritto di interrogarmi. Si è ucciso per te. Ma lei è pazza, no? Si è sparato, eh? E quella fucilata gli ha tranciato la testa. Stia zitto. Una fucilata, per colpa tua. Lasciatemi. Mi fate orrore. Voglio andarmene! Fa pure. Purtroppo la porta è chiusa dall'esterno. Voglio andarmene! Siete dei mostri. D'accordo, dei mostri. Allora ricapitoliamo. Lui si è ucciso per te. Era il tuo amante? Ma certo che lo era. La voleva solo per lui, no? Ballava il tango divinamente, ma ahimè, era povero, vero? Allora, era povero? Sì. E tu dovevi salvaguardare la tua reputazione. Un bel giorno è arrivato, t'ha scongiurata e gli hai riso in faccia. L'hai schernito, per questo si è ucciso. La guardavi così? Florence? Sì. Siete lontani mille miglia. Voleva farmi fare un figlio. Soddisfatti? E tu non volevi? No. Ma è successo ugualmente. Sono stata 5 mesi in Svizzera. Nessuno l'ha saputo. Ero una bambina. Quando è nata, Roger era con me. Pazzo di gioia. Io no. E allora? C'era un balcone sul lago. Ho portato una grossa pietra. Lui gridava, no Estelle, no! Come lo odiavo. Ha visto tutto. Ha visto i cerchi e l'acqua. Vai avanti. È tutto. Sono tornata a Parigi
E lui ha fatto quello che ha fatto. Si è sparato? Sì. Non ne valeva la pena. Mio marito non ha mai avuto sospetti. Ti odio. È inutile piangere. È inutile, le lacrime qui non esistono. Sono vile. Vile. Se sapeste quanto vi odio. Povera piccola. Gerson, l'inchiesta è finita. Può risparmiarci la sua faccia da carnefice. Da carnefice? Darei non so cosa per guardarmi allo specchio. Che caldo. Può togliersi la giacca. Oramai. Già. Ce l'ha con me, Estelle? No. Allora ce l'hai con me? Eccoci qua. Più nudi dei vermi. Si sente meglio, Gazzan? Non so. Forse comincio a vederci chiaro. Se ci aiutassimo l'un l'altro. Non ho bisogno di aiuto. Mi ascolti, Ines. Hanno ingarbugliato tutti i fili. Basta un gesto insignificante da parte sua e immediatamente io e Estelle sentiamo la scossa. Nessuno di noi può farcela da solo. O affondiamo insieme o ci salviamo insieme. Scegliete. Cosa c'è? L'hanno affittata. Sul mio letto c'è un uomo. Una donna gli appoggia le mani sulle spalle. Perché non accendono la luce? È così buio. Si baciano adesso. Nella mia stanza. Non li vedo più. Perché hanno spento? Mormorano qualcosa. La carezza sul mio letto. Lei dice che è mezzogiorno e che c'è un gran sole. Ma allora... allora sono io che divento cieca. Finito. Più niente. Non vedo più. Non sento più. Suppongo di aver chiuso con la terra. Non ho più alibi. Sono finalmente morta. Ha detto che voleva aiutarmi? Sì. A far cosa? A sventare i loro trucchi. Che vuole in cambio? Che collabori. Le chiedo poco, un minimo di buona volontà. Dove vado a prenderla? Sono marcia. E io allora? Ma se provassi. Non posso dare, non posso ricevere. Sono completamente arida. Mi sento come un ramo da buttare nel fuoco. Sì. Sigerson. Florence era bionda. Sarà Estelle il suo carnefice? Credo proprio di sì. Estelle è il mezzo di cui si servono per tenerla in pugno. A me la ragazza non interessa. Aspettano che cominci lei. Come? La spiano per sapere se abboccherà all'amo. È una trappola. Lo so, ma rifletta, Gassin. Crede che loro non abbiano previsto le sue parole. Il pericolo è ovunque. Anch'io sono un'insidia per Estelle. Forse sarà la mia vittima. Non ce la farà. Noi ci corriamo dietro senza raggiungerci mai, come i cavalli delle giostre. Ah, se è per questo loro hanno organizzato tutto. Lasci perdere. Crede che io mi dia facilmente per vinta? So quello che mi aspetta. Sto bruciando e brucerò in eterno, ma vincerò io. Estelle vedrà Garcin coi miei occhi, come Florence ha visto suo marito. Cosa vuole che mi importi la sua infelicità, se non ho pietà di me stessa, del mio deserto? Una trappola, eh? Ma certo. Sono in trappola anch'io, e allora? Se a loro fa piacere, tanto meglio. Ines, mi ascolti. Io leggo dentro di lei. La vedo da parte a parte. Non ho pietà di me stesso. Ho pietà di lei. Non mi tocchi. Se la tenga la sua pietà. Ci sono molte trappole in questa stanza. Anche per lei, Gerson. Mi lasci in pace con Estelle. E le prometto che non le darò noia. D'accordo. Aiuto, Garcin. Cosa vuole? Perché non mi aiuta? Si rivolga a Ines. La prego. Lei ha promesso, Garcin. Non voglio star sola.
Olga l'ha portato al night. Chi ha portato? Pierre. Stanno ballando. Chi è Pierre? Uno stupido. Mi chiamava Acqua Viva. Mi amava. Lei l'ha portato al night. Lo ami? Si siedono. Lei è sfinita. Ma perché balla? Lo farà per la linea. No, non lo amavo. Ha solo 18 anni. E allora che te ne importa? È mio. Era tuo. Non hai più niente sulla terra. Prova a toccarlo, a fermarlo. Olga può farlo, tu no. Lei può carezzargli le mani, sfiorargli le ginocchia. Ma allora io non sono più niente. Più niente? Niente. E non c'è più niente di tuo sulla terra. Tutto quello che puoi avere è qui. La statuetta, il tagliacarte, il divano azzurro. E me. Io sono tua per sempre. Mia? Ma chi di voi due mi chiamerà Acqua Viva? Tra noi non si può barare. Io sono un rifiuto. Pensami, Pierre. Proteggimi. Finché tu pensi che io sono la tua acqua viva, sarò colpevole solo a metà. Qualcosa resta lì con te. Andiamo. Non è possibile. Abbiamo riso tante volte insieme di Olga. E questa canzone? Ah, mi piaceva tanto. St. Louis Blues. Va bene, ballate, ballate. Tu non lo sai, Olga, che ti sto vedendo. Coi capelli scomposti, il viso devastato. Gli peste i piedi. Ma sì, più in fretta, più in fretta. Lui la tira, la spinge. È indecente. A me invece diceva che ero leggera. La nostra cara Estelle? Come? La nostra cara Estelle? Sta zitta, al funerale non hai versato neanche una lacrima, è un bel coraggio. No, non dirglielo. No, no, non puoi farmi questo. Ti prego, Olga, non glielo dire. Ecco, gli ha detto tutto. La Svizzera, Roger, la bambina. Pierre sembra triste, ma non direi che la perfidia di Olga lo abbia sconvolto. Prendilo pure ora, te lo cedo volentieri. Le sue lunghe ciglia, la sua ambiguità, non mi piacciono più. Mi chiamava Acqua Viva, Cristallo. Il cristallo si è sbriciolato, la nostra cara Estelle. Ballate, ballate, a tempo, uno, due, uno, due, uno. Darei tutto per tornare laggiù un istante e danzare. Non sento più bene. Hanno spento le luci. È per un tango? Ma perché suonano così piano? Più forte! Come sono lontani! Non sento più. Più niente. La terra mi ha cancellato. Guardami, Garcin. Prendimi tra le braccia. Si rivolga a Ines. Non può rifiutarsi. Ma che uomo è? Mi guardi, non si volti dall'altra parte. Sono così brutta?
I miei capelli sono dorati, un uomo si è perfino ucciso per me. Per favore, dovrà pur guardare qualcosa. Se mi esclude, le restano solo la statuetta, il tavolo e i divani. Credo di essere più gradevole, no? Prendimi. Raccoglimi. Non te ne pentirai. Si rivolga a Inès. Inès. Lei non conta. È una donna. Io non conto. Vieni qui, non aver paura. Io ti chiuderò nel mio sguardo, come una pagliuzza in un raggio di sole. Mi lasci in pace. Ci ha già provato una volta e ha fallito. Estelle, mia acqua viva, mio cristallo. Tuo cristallo? Che pena. Lo sanno tutti che ho gettato la mia bambina dalla finestra. Il cristallo è in mille pezzi. Di me è rimasta solo la pelle. E quella non l'avrai mai. Vieni, sarai quel che vorrai. Acqua viva, acqua nera e limacciosa. In fondo ai miei occhi troverai la tua immagine. Basta! Tu non hai più occhi. Lasciami. E lasciami! Tu! Garçon, me la pagherà. Vuoi un uomo, Estelle? Voglio te. Poche storie. A questo punto ti andrebbe bene chiunque. Ci sono io, ti piaccio io, anche se non ho 18 anni e non ballo il tango. Forse ti farò cambiare. No, ne dubito. Ho altro a cui pensare. Che cosa? Non mi capiresti. Mi siederò sul tuo divano, vicino a te. Aspetterò. Come una cagna in calore. Fosse bello almeno. Non badarci. Inès non è più niente. Non può sentire, non può vedere, niente. Io non ho molto da offrirti. Sta attenta. Non ti amerò, ti conosco troppo bene. Però mi desideri? Sì. Mi basta. Estelle, Garçon, ma siete pazzi? Poi ci sono io. Davanti a me no. No, non potete. Perché no? Mi spogliavo sempre davanti alla mia cameriera. Garçon, la lasci stare. Non la sporchi con quelle mani da maschio. Badi, non sono un gentiluomo e non ho problemi a picchiare una donna. L'aveva promesso Garçon, la supplico. Lei non è stata ai patti. Fate come vi pare. I più forti siete voi. Ma state attenti. Io sono qui e vi guardo. Il mio sguardo non si stacca dai vostri corpi. Garçon, dovrà abbracciare Estelle sotto i miei occhi. Come vi odio. Ma sì, amatevi, amatevi. Siamo all'inferno, no? Verrà il mio turno. Dammi la bocca. No, un momento. Perché? Non badare a lei. Sì, lei. Come se al giornale. Le finestre sono sbarrate. Allora è inverno. 6 mesi. Sono già 6 mesi. Parla di me. Di quello che vuoi, Gomez. Tanto non posso difendermi. Dimmi almeno cosa dice. Ma niente. È un porco, ecco tutto. Allora, sei capace d'amare? Chissà. Ti fiderai di me? Che domanda. Non credo che mi tradirai con Inès. Già. Ma io parlavo di un'altra fiducia. Quante storie. Hai la mia bocca, le mie braccia, il mio corpo. La mia fiducia. Non ne ho. Devono esserti andate male le cose per implorare la mia fiducia. Mi hanno fucilato. Lo so, ti sei rifiutato di partire, poi. Non mi sono rifiutato. Gomez, come parli bene. Solo non dici come bisognava agire. Dovevo andare dal generale e dirgli io non parto. Sciocchezze, mi avrebbero schiaffato dentro. Dovevo testimoniare io. Non farmi tappare la bocca. Ho preso il treno. M'hanno pizzicato al confine. Dove volevi andare? In Messico, a fondare un altro giornale. Ma di qualcosa. Cosa posso dirti? Hai fatto bene, non volevi combattere. Oh, è difficile indovinare le risposte giuste. Amore mio, ma gli devi dire che è scappato come un leone. Il tuo eroe ha tagliato la corda, è questo che gli brucia. Scappato, partito, come le pare. Ma se fosse restato l'avrebbero preso. Sono un vile, Estelle. Non lo so, sta a te deciderlo. Ragioni. Sì, ma erano le vere ragioni?
Come sei complicato. Volevo parlare, testimoniare. Avevo riflettuto a lungo. Sono queste le vere ragioni. Ecco il punto. Dov'è la verità? Tu usavi il cervello. Non volevi che ti accusassero di leggerezza, ma la paura e l'odio sono ragioni altrettanto forti. Interrogati. E credi che abbia aspettato te per farlo? Giorno e notte, dalla porta alla finestra, ho fatto il giro della cella senza perdermi mai di vista. Mi sono spiato, ho continuato a torturarmi e l'azione era là, intatta. Ho preso il treno, certo. Ma perché? Alla fine ho pensato, sarà la morte a deciderlo. Se l'affronto con coraggio, allora non sono un vile. E come sei morto, garçon? Male. Ah, solo un cedimento fisico, non me ne vergogno. Ma tutto è rimasto in forse, per sempre. Esther, vieni qui. Guardami mentre parlano di me sulla terra. Ti piacciono i vili, Esther? Io voglio solo due braccia che mi stringano. Fumano. Scrollano il capo. Finalmente hanno raggiunto un accordo. Tra 6 mesi per indicarmi basterà la parola viltà. Siete fortunate voi due. Non avete lasciato traccia. E sua moglie, Garçon? Morta. Morta? 2 mesi fa. Di dolore. Cosa può averla uccisa se non il dolore? È tutto a posto. La guerra è finita. Mia moglie è morta e io faccio parte della storia. Amore mio, guardami, toccami. No, no, non muoverti. Rimani qui. Moriranno presto, non potranno pensare più. Moriranno, ma ne verranno altri dopo di loro e tutti terranno il mio destino sospeso tra le loro mani. Tu pensi troppo. Una volta agivo. Poter tornare un giorno solo. Ma sono fuori gioco. Hanno ragione loro perché sono morto. Sono caduto nel dominio pubblico. Garçon. Fammi un favore, anche se ti sembrerà assurdo. Forse potremmo amarci davvero noi due. In 100, in 1000 ripetono che sono un vile. Ma se qualcuno, uno solo, affermasse il contrario, sarei salvo. Vuoi credere in me, Estelle? Ti amerò, non ti lascerò mai. Che sciocco. Credi che potrei amare un vile? Ma tu dicevi... Oh, scherzavo. Io amo gli uomini, Garçon. Gli uomini dalla pelle ruvida, dalle mani forti. La tua voce, la tua bocca, i tuoi capelli non sono da vile. Dici sul serio? Vuoi che te lo giuri? Allora li sfido tutti quanti, sulla terra e qua dentro. E te, io e te usciremo dall'inferno. Cosa c'è? Ma si può essere più stupidi. Ma non vedi che non crede neanche a una parola? Estelle, sono un vile. Se sapessi che gliene importa. Ines! Non darle retta, Garçon. Se vuoi la mia fiducia, devi credere in me. E come no? Le devi credere. Ah, lei vuole un uomo. Ha bisogno di un braccio che l'afferri alla vita. Un odore di uomo. Un desiderio di uomo. Per il resto, per farti piacere, dirà che sei un dio. È vero, Estelle? Rispondi, è vero? Sono confusa. Oh, che noia. Anche se fossi un vile ti amerei lo stesso. Non ti basta? Voi due mi fate schifo. Me ne vado. Non andrai lontano. La porta è chiusa. La dovranno aprire. Li costringerò ad aprire. Io non vi sopporto più. Aprite. Aprite. Vai via, vai via. Tu sei peggiore di lei, vattene. Aprite. Aprite o no. Non andare via. Non dirò più niente, te lo giuro. Ines mi fa paura, non lasciarmi qui con lei. Sono fatti tuoi. Vile! Sei un vile, è vero. Sei contenta? Mi hai sputato in faccia per piacergli. È colpa sua se abbiamo litigato. Ma adesso se ne va e saremo sempre insieme. Da donna a donna. Non contarci se la porta si apre, me ne vado anch'io. Dove? Il più lontano possibile da te. Aprite, aprite, maledetti. Accetto tutto, i pali, le graticole, il piombo, tutto ciò che strazia e che brucia, voglio soffrire, definire i morsi, la frusta e il vetriolo, non ne posso più di queste larve che si insinuano nel mio cervello. Aprite! Aprite! Ah,
Mi chiedo come mai questa porta si è aperta. Chi aspetta? Fuori. Io resto. E tu, Estelle? E allora? Non parte nessuno. Il campo è libero, chi ce lo impedisce? Dunque, siamo inseparabili. Inseparabili? Aiutami, Garcelle! Buttiamola fuori! Chiudiamole la porta in faccia! No, non mi cacciare! Tienimi con te, non mi cacciare! Lasciala, Estelle! Sei pazzo, ti odia! Io sono rimasto per lei! Per me? Ah, bene. Chiuda la porta. Per me? Sì. Tu sai cos'è un vile. Sì, lo so. Sai cos'è il male? La vergogna. La paura. Certi giorni sei riuscita a vederti dentro. E quello che hai scoperto ti ha spezzato le braccia e le gambe. Tu conosci il prezzo del male. Se dici che sono vile, è perché sei stata vile. Non è vero? Sì. Ecco. Devo riuscire a convincere te. Tu sei della mia razza. Credevi sul serio che me ne sarei andato. E ti avrei lasciata qui, trionfante, ad assaporare l'idea che ti sei fatta di me. Credi di convincermi? È l'unico tentativo che mi resta. Non li sento più, sai. Finito. Pratica archiviata. Non sono più niente sulla terra, neanche un vile. Siamo soli, Ines. Soltanto voi due mi potete pensare. Lei non conta, ma tu che mi odi, puoi salvarmi. Devi solo credermi. Non sarà facile, ho la testa dura. Ci metterò il tempo che ci vuole. Hai tutto il tempo che vuoi. Tutto il tempo. Ascolta, Ines. Ognuno ha il suo scopo nella vita, non è vero? Io dell'amore e del denaro me ne fregavo. Volevo essere un uomo che non si piega. Si può giudicare una vita da un solo gesto. Perché no? Per 30 anni hai sognato di avere coraggio. Eri indulgente con te stesso, eh? Cosa non si concede a un eroe? Però, quando è arrivata la resa dei conti, hai preso il treno per il Messico. Non ho mai sognato l'eroismo, l'ho scelto. Siamo quello che vogliamo essere. Dimostrami che non è stato un sogno. Solo le azioni ci provano che siamo quello che vogliamo. Sono morto troppo presto. Non ho potuto compiere le azioni che mi ripromettevo. Si muore sempre troppo presto. Oppure troppo tardi. Bisogna tirare le somme. Tu non sei altro che la tua vita. Hai una risposta per tutto. Non scoraggiarti. Avanti, fai uno sforzo. Trova qualche argomento per persuadermi. Te l'avevo detto. Sei vulnerabile. Vedi, Garcia? Sei vile solo perché io ti voglio vile. La mia presenza accentua la tua debolezza. Anche se sono un eco, un sospiro, sono lo sguardo che ti contempla. Sono la trasparenza del pensiero che ti riflette. Basta, io ti... Pazzo, pazzo! I pensieri non si uccidono con le mani. Puoi solo sperare di convincermi. Sei legato a me. Garcia! Cosa vuoi? Vendicati! Come? Baciami, la sentirai cantare. Hai ragione, Ines. Mi hai legato a te. Ma l'altro capo del filo è qui, nelle mie mani. Vile, vile! Canta, Ines, canta! Che bella coppia se vedessi le sue zampe sulla tua schiena. Suda, ha le mani appiccicose, ti macchierà il vestito. Avanti, Ines, puoi far di meglio. Stringimi forte, Garcella, faremo crepare. Ma certo, stringitela addosso, unite i vostri fiati. Ti piace l'amore, Garcella? È tiepido e profondo come il sonno, eh? Ma io non ti farò dormire. Non ascoltarla, Garcella, baciami. Che aspetti, eroe? Fai quello che ti chiedono. Garcella il vile abbraccia Estelle infanticida. Si è accettano scommesse, la bacerà o no? Siete qui davanti a me e il mio sguardo diventa una folla, una moltitudine. Hai capito, Garcin? Non puoi sfuggirmi, non lo permetterò. Vigliacco, cosa cerchi sulle sue labbra? Speri di dimenticare, è me che devi convincere. Vieni, vieni qui, ti aspetto. Lo vedi, Estelle? Ti sta lasciando.
viene da me. Non verrà mai buio. Mai. Mi vedrai sempre. Sempre. È venuto il momento. La statuetta di bronzo. Ecco. La guardo e capisco di essere all'inferno. Era previsto che arrivassi al caminetto e la toccassi, mentre voi da lontano seguite tutti i miei movimenti. I vostri occhi mi divorano. Come? Sono due donne? Ah, mi sembrava che ci fosse più gente. È questo l'inferno! Non l'avrei mai creduto! Ricordate lo zolfo, la graticola, il rogo, buffonate! Non ce n'è bisogno! L'inferno sono gli altri! Amore mio! Lasciami, lei è qui, non posso amarti sotto i suoi occhi! Ah sì, bene! Non ti vedrà più! Pazza! Pazza! Che vuoi fare con quel tagliacarte? Sono morta! Morta? Morta. Morta. Non c'è coltello, corda o veleno. È già accaduto. Non capisci? Siamo insieme per sempre. Per sempre? Mio Dio, com'è divertente. Per sempre! Bene. Ricominciamo. Abbiamo trasmesso A porte chiuse di Jean-Paul Sartre. Traduzione di Enrico Groppani. Dans la rue des blancs manteaux, ils ont élevé des tréteaux et mis du son dans un seau, et c'était un échafaud. Dans la rue des blancs manteaux, dans la rue des blancs manteaux. Personaggi ed interpreti: Inès Claudia Giannotti, Estelle Susanna Marcomeni, Garcin Massimo Foschi, il cameriere Claudio Paracchinetto. Coordinamento della produzione Maria Grazia Panighini. Tecnico del suono Aldo Farina. Assistente alla regia Vittorio Attamante. Regia di Vera Bertinetti. Programma realizzato dal Centro di Produzione di Torino della RAI. La tête avec le chapeau dans le ruisseau des blancs.